Salve a tutti i ragazzi. Dopo i grandi successi che hanno avuto i miei video su come cucinare le meduse, i pomodori di mare, le anemoni, queste stranezze del mare, appunto. Oggi vi proporrò un piatto veramente insolito. Come cucinare o come mangiare comunque le olloturie. Faccio subito una premessa. Ovviamente i più deboli di stomaco potranno decidere se guardare o meno il video. I più temerari lo vedranno senz'altro. Io lascerò ovviamente la possibilità a ciascun utente di commentare il video. Non verranno completamente accettati commenti di insulti gratuiti nei miei confronti. Accetto tranquillamente commenti scherzosi. Da parte sia degli amici che da parte di utenti che non conosco. I commenti ovviamente volgari o comunque, come dicevo, che insultano solo me gratuitamente verranno ovviamente eliminati. È bene che vi dica un'ultima cosa. L'Olturia dal 2018 fino a tutto il 2021, quindi fino al 31 dicembre 2021 di quest'anno, anno in cui sto girando appunto il video, è considerato una specie protetta. Quindi vi dico che non accetterò ovviamente critiche sul perché ho queste loturie. Ora vi spiegherò il perché. Non sono state da me pescate. Io ho incontrato un pescatore che le stava usando come esca. Noi pescatori sportivi sappiamo benissimo che la loturia è una validissima esca. Appunto per insidiare saraghi o comunque qualsiasi altro pesce. Queste loturie erano così, già pronte con un procedimento particolare che ora vi spiegherò, per essere appunto mangiate. Questo pescatore, ovviamente parlando con questo pescatore, gli ho chiesto se sapeva qualcosa sulla loturia appunto utilizzata in cucina. E perché devo dire la verità, anche io ero ignorante. Poi appunto prima del video l'ho potuta appunto assaggiare e devo dirvi con tutta onestà che non è affatto male. Questo pescatore mi ha detto che sua moglie ogni tanto prepara le olloturie a scopo appunto culinario, le mangiano anche loro. Una cosa alquanto insolita perché comunque non c'è una grande testimonianza appunto dell'olloturia usata in cucina. Basta cercare su internet, non si trova quasi nulla, almeno in Italia. So solo che nel Novecento veniva appunto usata a scopo culinario da alcune popolazioni che si affacciano sull'Adriatico. Non ho letto notizie di persone che la cucinano in Sicilia, ma ho scoperto proprio che un pescatore siciliano e sua moglie le mangiano. E quindi queste sono già olloturie morte, ovviamente. Mi dispiace non potervele fare vedere vive. Potevo andare a mare magari e mostrarvele vive, ma le conosciamo un po' tutti. E queste sono già olloturie morte, già essiccate. Vi spiegherò il procedimento su come prepararle. Ovviamente la mia esortazione è in questo momento non pescare le loturie perché è considerata una specie protetta e non pescarle ovviamente per chi le volesse provare per scopo culinario, poiché appunto sono considerate anche una specie in via di estinzione, visto che nel Mediterraneo c'è stato ultimamente un saccheggio massivo proprio, fra poco vi spiegherò il perché. Quindi queste sono, come dicevo, olloturie già morte che mi sono state gentilmente donate da questa persona che se le è levate lei per darle a me e per farmele assaggiare. È solo per curiosità, appunto. Ma conosciamo meglio la nostra olloturia. Nome scientifico olloturia tubulosa, almeno quella che noi troviamo più comune nel Mediterraneo. Ce ne sono tantissime specie. Questa per esempio è quella che si differenzia da un'altra loturia molto comune nel Mediterraneo, che espelle i cosiddetti tubi di Cuvier, che sono lunghi filamenti, a volte tossici, molto appiccicosi. Alcuni pescatori è successo che appunto mentre tagliavano la loturia per usarla come esca, questa ha espulso questi filamenti. Sono
sono appiccicosi che appunto sono espulsi dagli animali a scopo difensivo. Questa ovviamente è quella più comune e non ha questi cosiddetti tubi di Cuvier. L'Oturia ha un corpo cilindrico allungato, tant'è vero che si è guadagnata il nome comune di cetriolo di mare, con queste protuberanze appunto irregolari che troviamo sul corpo. E come vi dicevo, si è guadagnato il nome appunto di cetriolo di mare, ma la conosciamo bene con tantissimi altri appellativi, soprattutto in Sicilia è conosciuta grazie a una parola che noi intercaliamo ovunque, che comincia con la M di mare, non dico la parola completa perché sennò qualcuno potrebbe storcere il naso oppure segnalarmi per linguaggio volgare il video, oppure sono anche considerate, anzi sono chiamate, scusate, S di mare perché somigliano a feci umane. Arriva a 30 centimetri di lunghezza, al massimo quando sono appunto completamente adulte. La colorazione dorsale è abbastanza scura, queste sono state trattate e non si vede bene, ma la parte ventrale, che è questa qua, è molto più chiara. È molto curioso anche il fatto che alcuni piccolissimi pesci, chiamati comunemente galiotti, si rifugiano appunto all'interno dell'oroturia attraverso l'ano dell'oroturia. L'oroturia ha questi due buchi all'estremità, uno è la bocca e uno è l'ano. Alcuni pesci addirittura, come dicevo, si intrufolano dentro l'oturia per cercare protezione. Mentre la sua, diciamo, dieta o comunque la sua nutrizione è basata principalmente sull'ingestione appunto di sabbia e fango, perché sono degli animali che si nutrono proprio di detriti sottomarini, dove c'è molto materiale organico. Ecco anche spiegato il perché la nostra Oturia è considerata un animale importantissimo per il nostro mare. È un organismo filtratore che elimina tutte le tossine e comunque tutto il materiale organico in decomposizione che va a finire sul fondo del mare. Tant'è vero che questo animale è molto diffuso in posti di mare dove ci sono fanghi, detriti appunto sul fondo. Nel Mediterraneo, come dicevo, da un po' di tempo è considerato una specie protetta perché negli ultimi anni c'è stato un saccheggio spaventoso del nostro mare. Questo animale è stato usato ovviamente per motivi economici. Il consumo è altissimo nel mondo orientale. Tutti i paesi orientali ne fanno grande uso, tant'è vero che lì il mare si è impoverito sempre di più ed è ormai un animale che viene venduto a carissimo prezzo. Nel Mediterraneo veniva considerato una specie non edibile, invece è completamente appunto edibile, è commestibile. Tant'è vero che chi l'ha scoperto ovviamente ha creato un ponte illegale con i mercati orientali, asiatici, e ha cominciato a saccheggiare il Mediterraneo per rivenderlo appunto nei mercati asiatici. Viene pagato ovviamente a peso d'oro ed è fonte di guadagno per ovviamente pescatori di frodo. La nostra oloturia, infatti, comunque tutte le oloturie dell'Oriente vengono utilizzate per un piatto tipico di quelle zone che viene chiamato trepang. È una specie di zuppa, ovviamente questa al Mediterraneo, comunque per quello che ho potuto trovare appunto su internet, visto che può essere usato per esempio per preparare delle linguine attraverso l'uso appunto di aglio, pomodoro, eccetera, o anche dai risotti, noi le mangeremo oggi semplicemente, in maniera semplice con dell'olio, un po' di sale e del limone e magari aggiunta di un pizzico di pepe. Quella che ho già io in mano, gentilmente donatami dalla persona o dalle persone di cui vi ho parlato, ovviamente è un'oloturia che ha subito già un trattamento, perché per poterla mangiare, o comunque un po' come la si usa appunto nei paesi dell'Oriente, deve subire un trattamento particolare. Non è un procedimento semplice, perché l'oloturia viene appunto pescata, viene
tagliata. Qua c'è un buco, qua non si vede bene perché oramai questa si è ridotta molto di volume in quanto è stata disidratata. Tutto quello che vedete è appunto questa sostanza bianca e del sale. Si taglia e si eviscera. Addirittura ci sono alcune popolazioni che ne mangiano proprio i visceri perché hanno a loro detta delle proprietà appunto benefiche. Comunque le proprietà benefiche dell'Holoturia parliamo appunto tra poco. Questa Holoturia, appunto, come dicevo, è stata trattata. La si pesca, la si eviscera e appunto la si bollisce per alcuni minuti e poi la si fa completamente essiccare. Di estate la si fa essiccare praticamente al sole cocente per una giornata intera. D'inverno invece la si mette in una stanza con praticamente un fornello acceso, in modo che questa stanza raggiunga una temperatura appunto abbastanza alta, e la si fa essiccare appunto per una giornata intera con l'aggiunta appunto di sale. Qua io ce l'ho bella e pronta, sono state già essiccate, questa qua andrà buttata nell'acqua bollente, bollita per un paio di minuti, e poi tagliuzzata a piacere e mangiata. Un'ultima curiosità sul nostro splendido appunto animale, anche il fatto che è capace di espellere completamente i propri visceri perché ha una buona capacità rigenerativa. Li espelle quando si sente appunto minacciata per appunto far sì che il predatore si concentri su questi e magari la lasci appunto vivere. Ovviamente questo la può portare sia a un processo rigenerativo, quindi l'Holoturia si salva e si rigenera in tutto e per tutto, però anche questo può causare la morte del nostro echinoderma. Anche se non sembra, appunto, come dicevo, un echinoderma, parente stretto alle stelle marine e anche dei ricci di mare. Quindi la preparazione dell'Holoturia, come vi dicevo, è bollirla, ovviamente dopo averla viscerata per alcuni minuti, e poi farla essiccare con del sale. La conservazione dei cibi sotto sale è una delle tecniche più antiche che si conoscono per appunto la conservazione del cibo. È usata ovviamente ancora oggi, è utilissima appunto per la conservazione dei nostri cibi, perché comunque considerate che il sodio, considerate appunto contenuto nel sale, ha una capacità di penetrare nelle cellule batteriche, assorbe l'acqua e quindi evita appunto che i batteri si sviluppino. Una volta che avremo la nostra Holoturia così essiccata col sale, basterà immergerla nell'acqua bollente per un paio di minuti, poi appunto come vi dicevo verrà tagliuzzata a piacimento, piccoli, piccoli pezzettini più grandi per la preparazione dei nostri cibi. Tra le caratteristiche principali dell'Holoturia vi è anche quella di possedere una proprietà veramente importantissima, che è quella antitumorale. È incredibile, ma alcuni studi affermano appunto che l'Holoturia o il cetriolo di mare distruggerebbe quantomeno percentuali che arrivano al 90% di tumori al fegato, melanomi, cancri al seno, e altri tumori che per esempio investono il polmone o altri organi. L'Holoturia appunto per questo non c'è da stupirsi che è un cibo molto usato appunto in Oriente e da molto tempo viene considerata appunto come un cibo benefico per l'organismo umano. Inoltre si dice che riduce l'angiogenesi. L'angiogenesi è la capacità dei tumori di creare ovviamente nuovi vasi sanguigni appunto, di cui appunto, si nutrono, quindi evitare metastasi, eccetera. Andiamo a vedere come si cucina e la mangeremo, l'assaggeremo. Ecco il nostro pentolino già sul fuoco, nel quale non appena bollirà l'acqua andremo a buttare le nostre, in questo caso, due Holoturie. Dopo averle ovviamente sciacquate dal sale, la persona che mi ha insegnato come cucinarle mi ha detto di sciacquarle appunto dal sale e di non aggiungere sale nell'acqua di cottura perché ovviamente saranno già molto salate al palato e di farle scolare almeno una mezza giornata. Noi per questioni di tempo le mangeremo molto prima, ovviamente, perché
perché poi devo andare a prendere il bambino a scuola, perché in questo momento mi trovo in cucina dai miei, che mi sopportano le mie follie. Mia moglie ha appena portato le olodori a casa, mi ha detto non ti permettere di cucinare a casa nostra. E niente, poi vi farò vedere appunto come le cucineremo e come le mangeremo. Leviamo per bene il sale. Ecco qui, l'acqua sta bollendo, andiamole a buttare in pentola. Un paio di minuti, non di più. Ovviamente la nostra olioturia si presta con tantissimi piatti. Può essere addirittura fritta, può essere fatta con il risotto, come dicevo, con delle linguine. Si possono preparare delle zuppe. Noi per esempio le zuppe usiamo sedano, cipolla, carote, pomodoro, quant'altro. Noi le mangeremo così semplici: olio, sale, limone e pepe. Eccole qui. Le metteremo su questo tagliere e le tagliuzzeremo. Ecco le nostre belle olioturie fumanti. Lasciamole raffreddare un paio di minuti e poi le taglieremo. Ancora scottano un po'. Ah, ragazzi, dimenticavo un'ultima cosa. Ovviamente questi, essendo gli organismi filtranti, non se ne può fare ovviamente un consumo continuo, perché comunque come tutti gli organismi appunto filtranti possono contenere e accumulare metalli pesanti o quant'altro, comunque sostanze tossiche. Un filo d'olio. Sale. Ragazzi, sono già abbastanza salati. Io aggiungo comunque del sale perché a me piacciono i cibi molto salati. So che è un male, ma sono abituato così e ho sempre fatto così. Pepe nero, la spolveratina. Andiamole a gustare. Ragazzi, molti di voi mi avevano chiesto appunto se mai conoscevo come cucinare l'olioturia o come mangiarla e vi ho accontentato. Lo assaggiamo. Ha un sapore molto particolare. Molto consistente in bocca. Sembra quasi di mangiare comunque una fetta di carne molto dura. Ma non è affatto male. Molto callosa. Per chi non sa debole di stomaco, e la vorrà provare. Seguite tutto il procedimento che vi ho elencato. E assaggiato. Ovviamente una di queste rondelline può essere anche fatta per preparare i primi piatti, può essere tagliata più piccolina e potete preparare delle linguine, degli spaghetti o comunque farla anche in zuppa. Un abbraccio a tutti, alla prossima. Ah, ragazzi, dimenticavo, il sapore è un sapore tutto particolare.
non assomigliano, diciamo, a nulla di quello che ho assaggiato finora. questo è il mio picco, quindi non mi chiedete che sapore hanno, comunque non posso dirvi che a cosa possano somigliare. Se volete comunque tenervi aggiornati su bontà, stranezza del Mediterraneo, mettete like e iscrivetevi al canale. Un abbraccio.